ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi la location è un po' particolare, volevo fare qualcosa di diverso. Andiamo a scoprire insieme un dispositivo che gode della fama del suo fratello maggiore, Honor 10. Sto parlando di Honor 10 Lite, un dispositivo appartenente a una fascia di prezzo di 239 euro che però porta con sé un po' troppi compromessi. Andiamo a scoprirlo insieme subito dopo la nostra sigla. Esaminare dal punto di vista estetico. Già dal primo impatto ci sembra un dispositivo ben realizzato, molto bello in questa doppia colorazione argento e blu, e osserviamo la parte posteriore dove troviamo una dual camera 13 più 2 megapixel dotata di intelligenza artificiale e di lettore di impronta digitale. Sì, c'è molto sole, si vedono molto le ditate, perché questo è un altro difetto del dispositivo. Al tatto sembra leggermente plasticoso, non è infatti vetro e i riflessi sono un po' particolari. Ci viene subito noto il fatto che sia un dispositivo un po' cicciotto, questo per ospitare una batteria da 3400 mAh che tuttavia non ci garantisce di arrivare a fine giornata. Infatti ho trovato che il software non è ancora ben ottimizzato per permetterci di arrivare a fine giornata. Sul lato destro, bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento e blocco, ma andiamo a vedere la parte che più mi è piaciuta e mi ha colpito del dispositivo nonostante il prezzo ridotto di soli 239 euro. La parte frontale è quasi completamente schermo, come state osservando, e presenta un gotch nella parte superiore dove è alloggiata la fotocamera interna e la fessura per la capsula auricolare. Nella parte inferiore, appunto, il bordo è davvero molto ridotto e tutto viene fruito attraverso le gestures presente nell'Emotion UI 9.0. Sì, come vi dicevo, Emotion UI 9.0 basata su Android 9.0 Pie, esattamente la stessa che abbiamo già trovato su Mate 20 e Mate 20 Pro, quindi non andrò a ripetermi dal punto di vista del software. L'unica nota negativa, e che vi dicevo anche nella intro, che poi vi dirò anche nelle considerazioni finali, è il fatto che non sia quasi completamente ottimizzata. Ho notato parecchi impuntamenti, parecchi crash, nonostante il dispositivo comunque sia dotato di un processore Kirin 710 e 3 GB di memoria RAM, quindi un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Parliamo ora di quella che è la fotocamera di questo dispositivo. Il dispositivo, come vi dicevo prima, si compone di una doppia fotocamera con intelligenza artificiale 13 più 2 megapixel. La 2 megapixel serve soltanto per l'effetto bokeh nelle foto con sfocato. Allora, parliamo un po' di quella che è la qualità della fotocamera. Beh, io sono rimasto leggermente deluso. Le prestazioni di giorno sono comunque accettabili per la fascia di prezzo del dispositivo, ma le foto di notte purtroppo soffrono di molto rumore e spesso la messa a fuoco non è completamente perfetta e precisa, cosa che ci porterà molto spesso a scatti leggermente sfocati. Poi, che non so se riuscite a vedere, vista la condizione di luminosità, qui un altro difetto del dispositivo, che ha un display con una luminosità non eccessivamente importante sotto la luce diretta del sole, vabbè che abbiamo molto riverbero perché ci troviamo sulla neve, è un'unità quasi tutto schermo da 6,21 pollici Full HD Plus, se così vogliamo definirla. Non mi ha stupito particolarmente, ma comunque devo ammettere che è un'unità che vale il prezzo che costa. Ecco, è abbastanza definito, appunto la luminosità non è particolarmente elevata, ma non ci si può davvero lamentare. La riproduzione dei colori è davvero molto fedele ed è comunque un piacere da utilizzare. Parte telefonica davvero molto buona, prende sempre molto bene anche quando altri dispositivi non prendono. L'audio in capsula è molto buono e anche l'audio dall'altoparlante principale. Un'altra cosa che mi ero scordato di dirvi, nella parte inferiore è presente una jack audio da 3,5 mm per i più nostalgici, ma purtroppo una porta micro USB. Insomma, 239 euro non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti per un dispositivo che ancora ha qualche piccola magagna dal lato software e per quanto riguarda autonomia e fotocamera. Ma sono sicuro che Honor, Huawei, porterà aggiornamenti migliorativi come è stato per Honor 10 per risolvere queste problematiche. Io vi invito a mettere like a questo video se vi è piaciuto, a seguirci e iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. E ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò.